Allora, cominciamo da là. Quello lì è il vecchio coloratore, lì dentro c'era una damigiana, dentro del cassettino, con cloro dentro, si infilava uno stoppino che andava a finire nell'acqua e quindi piano piano si faceva il cloro. Poi fece questa qui, poi è stata fatta, mi sembra, nel 38. E qui dentro ci sono tutte tante vasche, dove l'acqua circola, gira, va bene, e deposita il materiale sempre più grosso. Sì, stupendo. E poi fa un giro dentro, guarda, fa un giro e ritorna all'acquedotto. Quindi in teoria prima veniva l'acqua, l'ultima vasca c'era l'acqua pulita, no? Mentre ora gli hanno fatto, visto lì a quel cancello là sopra, c'è una specie di controllo preventivo, perché tutta la roba grossa che le la viene fermata, quando addirittura se c'è troppa roba o troppo sudice, non la fa venire qui, blocca e la ributta nell'ombrone, perché si intasserebbe fino a tutto, capito? Allora blocca quando c'è troppa foglia, quando c'è troppo melma su di noi, viene bloccato automaticamente.